Ritrovati dalla redazione. Nuovo appuntamento con gli spazi informativi di Monitor. Pagina di cronaca in apertura del giornale Cronaca che ci porta ad asti, perché eh, potrebbe essere proprio asti a far scuola in Italia. Le famiglie di tre campi nomadi, due di Via Guerra e l'altra in località Varrone riceveranno le bollette per pagare tassa rifiuti e tassa sull'acqua. L'iniziativa, come detta, è una delle prime del genere in Italia, ha reso il sindaco Fabrizio Brignolo, che intende ripristinare una situazione di equità nei confronti di tutti i cittadini. Nei mesi scorsi sono stati installati contatori dell'acqua, censite le strutture, le baracche, i camper e le roulotte e il numero dei residenti, che sono in totale 340. Ogni nucleo familiare dei tre campi nomadi di Asti, quelli gestiti dal comune, riceverà le bollette per pagare le tasse rifiuti e acqua, lo ha resonato il sindaco Fabrizio Brignolo. È la prima volta che questo avviene nella storia della città e siamo tra i primi in Italia, ha spiegato il sindaco. L'intenzione non ha alcun carattere vessatorio, ma intende ripristinare una situazione di equità nei confronti di tutti i cittadini, ha aggiunto Brignolo. Nei mesi scorsi, nei due campi di Via Guerra, dove risiedono circa 200 persone di etnia Rom e un centinaio di etnia Sinti, e nel terzo campo di località Vallarone, dove vivono una quarantina di Sinti, sono stati installati i contatori dell'acqua, censite le strutture, baracche, camper e roulotte. E il numero dei residenti, ha detto il comandante della Polizia Municipale di Asti, Riccardo Saracco. La notifica delle bollette è in corso. Esclusi dal provvedimento sono i campi cosiddetti abusivi, cioè due alle porte della città di Asti. Chi continuerà a non pagare, invece, sarà perseguito con gli strumenti a disposizione del comune, proprio come tutti gli altri astigiani, ha redarguito il sindaco. Tempo di voti: tempo di voti per i servizi pubblici di Torino nella fattispecie. I eh, trasporti e l'igiene ambientale li ha commissionati il Comune su un campione di residenti e i torinesi promuovono con voti alti le farmacie, danno la sufficienza al trasporto pubblico e al servizio di raccolta rifiuti. Risulta proprio, come detto, da un'indagine sulla qualità percepita dai torinesi sui servizi pubblici locali commissionata da Palazzo Civico. I dettagli. Promossa sui trasporti, rimandata a settembre in sicurezza, scrutini anticipati per la città di Torino che dopo quattro anni torna a commissionare un'indagine sulla qualità dei servizi delle municipalizzate GTT e AMIAT e la pagella degli utenti valuta con sufficienza pieni i trasporti e la raccolta di rifiuti ma boccia la sicurezza su tram e autobus e la pulizia nelle strade di periferia. Qui la media arriva stento al 5,8 mentre strappo un più convinto 6,6 sui servizi di GTT. Anzi, i 1.400 utenti intervistati hanno dato 7 alla metropolitana, un giudizio che ha però dovuto far media con il 5,5 che meritano alcune linee di autobus, soprattutto le più periferiche come il 66. La media generale poi tiene conto di più criteri, ad esempio il comfort e la frequenza delle corse è quasi sempre sufficiente, molto meno il rispetto degli orari e la comunicazione, dalle informazioni sugli scioperi alle modifiche ai percorsi. Un giudizio quello degli utenti che, nonostante qualche criticità, soddisfa Palazzo Civico, con l'assessore ai trasporti Claudio Lubatti che rassicura sulla sicurezza. Da maggio scorso, dice, sugli autobus viaggiano nuove squadre di vigilanza. Più che sufficiente anche il servizio di igiene ambientale. Qui gli intervistati sono stati 1.200, 6,6 la media dei voti sulla raccolta dei rifiuti, con una forbice che va dal 5 di quasi tutte le periferie al 7 di altri quartieri. Molto più alto invece il giudizio sulla differenziata porta a porta, promossa a pieni voti con la media dell'otto. Infine, il Comune ha voluto conoscere il giudizio dei torinesi anche sul servizio offerto dalle farmacie comunali. Più ristretto il campione, appena 200 persone, e molto alto. Il voto che sfiora la media del 9. Rimaniamo a Torino perché ancora a pochi giorni il mercato di piazza Foroni verrà restituito al suo quartiere, cioè a Barriera Milano. Ce ne stiamo occupando già da tempo, da quando cioè sono stati aperti i cantieri per la riqualificazione della zona. E proprio la commissione, il rappresentante della commissione del mercato di piazza Foroni fa per noi il punto della situazione. Finalmente abbiamo fatto ritorno nella nostra casa. Adesso stiamo aspettando l'ultimo atto di opere di trasformazione del mercato, che sarà il tratto di via Santia e di via Candia. Infatti, il prossimo lavoro, il prossimo 3 giugno, si sposteranno i colleghi di via Santia e di via Candia in via Crescentino e in via Alessandro Scallatti. E poi, finiti l'ultima opera, il mercato sarà defini completamente definito. Siamo contenti del lavoro fatto qui dalle imprese, hanno fatto veramente un bellissimo lavoro, la piazza ci piace come è stata riqualificata, i lavori hanno rispettato i tempi di lavoro, anzi hanno anche consegnato forse prima il mercato a noi, in quanto abbiamo forse risparmiato un 15-20 giorni. La piazza ci piace abbastanza, siamo convinti che le simulazioni che abbiamo fatto in passato, nel passato, e tutte le proteste fatte erano giuste, infatti, hanno evidenziato alcune criticità che il Comune, dopo le nostre proteste, ha cercato di sistemare di accontentarci. e Adesso non diciamo che siamo contenti al 100%, però insomma il lavoro siamo quasi contenti al 90%, via, perché siamo convinti che si potrà, in, in lavori in corso, migliorare ancora qualche aspetto della piazza. Insieme alla circoscrizione, insieme all'amministrazione cercheremo di trovare la soluzione a questi piccoli problemi che intanto valuteremo giorno dopo giorno. Pensiamo che alla fine di settembre il mercato sia pronto e riqualificato al 100%. Due anni, dieci mesi e venti giorni e questa è la condanna che è stata inflitta ai tre anarchici accusati di aver preso parte all'assalto del 14 maggio del 2013 alla cantiere dell'alta velocità. A Chiomonte per gli imputati in carcere dallo scorso mese di luglio sono stati disposti i domiciliari. La procura di Torino aveva chiesto 5 anni e 6 mesi, gli avvocati difensori hanno espresso soddisfazione per una sentenza che dicono ribadisce la non particolare gravità della vicenda nonostante quanto affermato dai pubblici ministeri. Noi adesso ci spostiamo, ci spostiamo a Verbania per parlare della inaugurazione del nuovo ambulatorio della Cdc. Presentazione del nuovo servizio offerto dalla Cdc qui a Verbagna. Accanto a me c'è Luigi Bocchiotti che è amministratore unico del gruppo Cdc. È sicuramente una realtà molto importante per il Piemonte, disseminata in tutto Piemonte che nasce però a Torino e appunto però adesso si può proporre a tutta la popolazione piemontese. Quali sono i servizi offerti in generale e perché avete scelto anche Verbagna? Intanto noi ci teniamo ad essere presenti sul territorio laddove c'è bisogno e eh, Verbania va completamente di tutta l'area ormai piemontese che abbiamo in qualche modo occupato attraverso il, la distribuzione di centri diagnostici. A Verbania i servizi consistono in particolare nel servizio di prelievo che appoggia gli esami a un laboratorio centralizzato, a un laboratorio che è sito in Verbania per gli esami di base ma poi appoggia tutta la parte specialistica al laboratorio di Torino di nuova costruzione che è un laboratorio di nuova generazione che all'anno ha una capacità di 5 milioni di esami e che in sé... Ehm, porta all'interno tutta la, la parte specialistica, di tutte le aree specialistiche, che in una situazione unica diciamo, dal punto di vista regionale. Poi diamo servizio polambulatoriale con le visite specialistiche, dal primario al cattedratico al medico specialista che può dare servizio ai cittadini e eh, poi a questo si somma la parte radiologica stiamo aspettando la fine dell'installazione delle apparecchiature e dal primo di luglio sarà possibile usufruire anche di questi servizi diciamo che il nostro gruppo offre tante aree anche quella della medicina del lavoro che qui in realtà è presente ormai da tanti anni quindi siamo andati a completamento di un servizio che era già presente ecco, Ricordiamo però che in realtà come abbiamo detto le sedi sono disseminate un po' per tutto il Piemonte appunto, e il punto centrale forse è Torino ma non solo sì, le, il, il gruppo CDC ha 28 sedi distribuite sul territorio che sono presenti in tutti i capoluoghi di provincia quindi a Torino, Novara, Vercelli, Cuneo, Asti, Verbania E sono convenzionate in, sicuramente sia eh, in alcuni casi con la sanità pubblica e in altri casi comunque con, le, con alcune forme di previdenza privata Sì, eh, abbiamo, diciamo, conteniamo tutte le formule Qui in particolare a Verbania, nello specifico, non abbiamo l'area convenzionata e quindi eh, i nostri servizi sono disponibili in forma privata. Ma avendo i fondi e le assicurazioni che ormai sono nostri eh, diciamo, coadiutori e quindi avendo 250 convenzioni tra fondi e assicurazioni private possiamo dare veramente la tutela sanitaria in, in tutte le forme. Ritorniamo alla pagina della cronaca, torniamo in provincia di Torino, è stato disarmato, è stato bloccato mentre tentava di buttarsi dal balcone, sottoposto a TSO, trattamento sanitario obbligatorio, e anche denunciato per procurato allarme. L'uomo, l'italiano di 74 anni, che si era barricato in casa con un coltello a pinasca, appunto in provincia di Torino. Sul posto erano intervenuti i carabinieri insieme a un negoziatore. Proprio l'intervento dei militari dell'arma ha salvato la vita all'uomo, che è stato ricoverato all'ospedale di Pinerolo. Non sono ancora chiare. Le cause e le motivazioni di questo gesto. E prima di chiudere parliamo di eh, ricerca, parliamo della ricerca che incontra ancora una volta lo eh, sport e la solidarietà. Perché, eh, come ricorderete, dopo la mezza maratona di Torino dello scorso mese di marzo, quando eh, vennero raccolti fondi per l'Istituto per la ricerca e la cura del cancro di Candiola torna eh, il 7 di giugno, quindi il prossimo eh, sabato, la Candiola, la sedicesima edizione del Corri per la ricerca. Domenica 7 giugno torna la Stracandiolo, appuntamento per gli sportivi, competitivi e non. Appuntamento soprattutto per testimoniare ancora una volta la vicinanza all'Istituto per la ricerca contro il cancro. Esatto, domenica 7 giugno si corre la sedicesima edizione della Stracandiolo. È una corsa aperta a tutti, ci si trova alle ore 9 davanti all'Istituto di Candiolo e si percorre un bellissimo percorso di 9 km disponibile sia per le categorie competitive che per le non competitive. È una modalità semplice che unisce lo sport e la solidarietà. Perché? Perché il ricavato della manifestazione. L'intero ricavato viene donato alla Fondazione Piemontese per la ricerca sul cancro e quindi all'Istituto di Cagliolo. Partecipando a questa corsa si dà una mano per la ricerca sul cancro, si lotta insieme a noi per sconfiggere la malattia del cancro. Piemontesi e torinesi che hanno dimostrato già più volte la vicinanza e l'affetto che provano per questo istituto che lavora per la salute e per il benessere di tutti. È vero, l'Istituto di Candiola ha una storia unica, esiste esclusivamente solo grazie alla generosità dei piemontesi che nel corso degli anni hanno deciso di donare e continuano a farlo per avere un centro di ricerca e di cura del cancro all'avanguardia. Noi diciamo grazie ai piemontesi per la loro generosità e i piemontesi devono essere orgogliosi di avere un centro oncologico di primo livello che si occupa di fare la ricerca su questa malattia. E da questo nostro ultimo servizio noi ci fermiamo qui, grazie a tutti per l'attenzione. L'informazione di In Monitor torna come sempre nei consueti appuntamenti orari su GRP. A presto.